Molti uomini etero sposati, pensate che lo prendono nel loro di dietro, lo prendono dietro. Salve a tutti utenti di YouTube, oggi è una giornata nuvolosa a Roma e devo assolutamente trattare questo argomento delicato che mi sta molto a cuore. Allora, io ho parlato poco tempo fa, no? Con un signore il quale mi ha raccontato di sua spontanea volontà per email, perché conosce la mia email e segue questo canale, dicendomi che lui è un uomo sposato, ha una moglie, chiaramente, ha addirittura figli, ben due. Lui mi ha detto: io non ti posso disvelare chi sono, però ti racconto la mia esperienza, caro conoscitore italiano. Bene, mi chiamo, ho una vita normalissima, ho una moglie, ho dei figli, però non ti nascondo che ho un'altra vita, ho una doppia vita, nel senso che mi travesto da donna e lo prendo dietro. Praticamente godo, sto bene, mi piace, quando praticamente vado a utilizzare un dildo. Che cos'è il dildo? Il dildo è un vibratore che va ad inserire nel suo simpatico ano e addirittura ha rapporti con uomini veri e propri. Ok? Quindi in pratica questo signore mi ha raccontato che pur avendo figli, pur avendo prole, pur avendo moglie, de facto va ad avere una vita parallela a questa da uomo etero e sposato quale è, dove praticamente gode a prenderlo dietro, ha rapporti con uomini e adora addirittura consumare atti sessuali con uomini. Ora qualcuno mi chiederà: tutto questo com'è possibile, caro conoscitore Leandro italiano? Bene, la risposta è molto semplice, ed è che questi pseudo etero molto spesso, in moltissimi casi, non sono etero, cioè sono attratti dal reale augello, sono attratti da qualcosa di perverso, no? Perché molto spesso gli uomini etero vogliono provare delle emozioni nuove, delle emozioni diverse, solo che non è che possono andare a dire: a me piace prenderlo dietro, a me piace prenderlo nel mio lato B. Stanno zitti, stanno in silenzio, si travestono da donne, si depilano il corpo e in privato vanno a farsi timbrare. Ovviamente troveranno, perché anche un trav, un travestito, una travestita potrà, e una trans avrà delle buone possibilità di farsi timbrare. Basta che mette minigonna, calze a rete, tacchi alti, tacchi a spillo, trucco, rossetto, parrucco e via di seguito, lingerie super sexy, e all'uomo gli si arsa, come si dice qui a Roma, no? Quindi diciamo che il discorso che faccio io, Leandro, secondo me non fa, ripeto, sottolineo, non fa una piega, va bene? Eppure ci sono persone che ancora non capiscono questo, che un essere umano, un uomo, può amare prenderlo dietro. Un uomo molto spesso si proclama etero al 100%, però non lo è, e quindi ama prenderlo dietro. Quindi sono uomini bisex, che però sono sposati, hanno moglie, hanno figli, e in parallelo, ripeto, sottolineo in parallelo, hanno anche, diciamo così, una vita con uomini etero con cui vanno a copulare, con cui vanno a fare sesso, con cui vanno a farsi timbrare, oppure vanno a utilizzare dei dildo, dei vibratori, che vanno a inserire nel loro ano, va bene? Quindi attenzione, perché non è tutto oro quel che luccica. Voi magari pensate di parlare con un uomo fieramente etero, quell'uomo poi ha una vita in parallelo in cui praticamente lo prende dietro, è passivo e praticamente addirittura ha rapporti con uomini. Quindi chi vi dice io sono etero al 100%? Beh, non vi fidate, perché molto spesso, a volte, questi pseudo etero che hanno mogli, figli, quindi prole, sono in realtà bisex, quindi sono attratti dal nascosto, dal perverso. Ecco perché hanno questa mania, proprio perché sono perversi, godono nel ricevere, nel vedere, nel provare qualcosa di nuovo, qualcosa di grosso, qualcosa di, chiamiamolo, diverso rispetto a quello che madre natura ha stabilito per loro, e alludo agli uomini, ai ragazzi, ai mariti, ok? Quindi tutti in pubblico vanno a
dire io sono così, no? Tutti in pubblico sono bravi, no? A occultare il proprio carattere, sono tutti molto bravi a dire no, io sono uomo etero, mi piacciono le donne, pochi scherzi, no, guarda, questa è mia moglie. Poi nel privato magari sono i primi a prenderlo nel sedere, sono i primi a travestirsi, a fare le donne, a avere rapporti con uomini, anche rapporti multipli, anche rapporti aggiuntivi, e quindi fate molta attenzione. Ora, essere gay ed essere bisex non è un male, perché viva il Dio, ognuno è libero di fare ciò che vuole nella propria vita e nelle quattro mura domestiche. Quindi un uomo può avere rapporti con la propria moglie, un uomo può avere rapporti con altri uomini, una donna può andare a letto con altre donne, una donna può andare a letto con il marito, con il fidanzato, con l'amante. Tutto è lecito, ragazzi, tutti possono fare quello che vogliono, perché la libertà va data. Dobbiamo, ripeto, dobbiamo essere liberi, diamo libertà. Però sappiatevi anche rendere conto che quelle persone che vi dicono sono finalmente, io sono cedro al 100%, bene, attenzione, perché magari ve lo dicono però nelle quattro, ma in privato magari si travestono, lo prendono dietro, si divertono coi dildo, quindi coi vibratori, e rinfilano nel loro lato B. Quindi attenzione, occhio alla penna. Detto questo, grazie a tutti, dal vostro Leandro, il conoscitore italiano di Roma. Mi raccomando, iscrivetevi, questo è il parco che ho utilizzato poco tempo fa, se ben vi ricordate, con il fido Porfo 90 per giocare a ping pong e per fare i rigori. Va bene, l'ho ritrovato questo parco e l'ho utilizzato oggi per fare invece questo video o altri video, vediamo se mi andrà di farne altri. Detto ciò, grazie a tutti, iscrivetevi, mi raccomando al canale, condividete questo video, mettetelo nei vostri profili di Facebook. E soprattutto lasciate un commento e dei like, dei mi piace se vi va. Ciao!